Quanti sono i bambini handicappati oggi in Italia? Quali sono i loro problemi? Le statistiche affermano che i minori handicappati si contano a centinaia di migliaia nel nostro paese. Sarebbe troppo lungo addentrarsi in quella che è stata e che ancora oggi in parte la legislazione e l'organizzazione per l'assistenza dei minori svantaggiati. Basterà dire che fino agli anni 60 gran parte di questi bambini erano rinchiusi in edifici come quelli che vediamo, i cosiddetti istituti e centri medico-psicopedagogici, nei quali si sarebbe dovuto provvedere alla loro riabilitazione. In realtà questi istituti altro non erano che luoghi di concentramento, nei quali i bambini venivano segregati, sottraendoli alle loro famiglie, ai loro affetti, al loro ambiente, e nei quali, tra l'altro, nella maggior parte dei casi, le loro condizioni peggioravano. Si può forse affermare che all'origine del nostro sistema assistenziale vi fossero, e vi siano ancora purtroppo, una serie di idee e di opinioni che continuano a dominare, ad influenzare il nostro modo di vedere, di affrontare il problema. Una di queste idee è quella della cosiddetta norma o normalità. Noi pensiamo che gli uomini debbano tutti necessariamente rientrare in una certa norma. Chi non rientra nella norma è un anormale. Di seguito pensiamo che la linea che divide i due campi debba essere netta e distinta. Da una parte i normali, dall'altra gli anormali. Quando i genitori, nei primi mesi di vita, si accorgono di un qualche disturbo nel loro bambino, lo portano dai medici che, constatata l'anomalia, subito lo etichettano, definendolo a seconda dei casi uno spastico, un miodistrofico, un insufficiente mentale e via di seguito. Ha inizio così un processo in base al quale il bambino, un po' alla volta, viene sottratto al suo ambiente familiare ed affidato ai medici, i soli legittimati ad assisterlo, a gestirlo. Il bambino diventa così un oggetto di cura e perde gradatamente ogni identità. I genitori, a loro volta, da una parte vorrebbero proteggere e curare personalmente la loro creatura, dall'altra, nel loro intimo, finiscono fatalmente col sottostare a sentimenti di rimorso, di vergogna, di colpa, che per motivi tradizionali sono sempre legati alla nascita di un bambino handicappato. Spesso dunque si ingenera nei genitori una penosa ambivalenza di sentimenti, fatta di accettazione e di rifiuto, d'attrazione e di allontanamento. I bambini vengono allora, il più delle volte, rinchiusi o assistiti in questi istituti, dove il principio della riabilitazione è strettamente legato a quello della normalizzazione. Si cerca cioè di far loro ripetere meccanicamente, passivamente, i movimenti e le azioni dei bambini normali. Si può arrivare così all'estrema assurdità della macchina da scrivere che il bambino, privo dell'uso delle mani, dovrebbe azionare con i piedi oppure con una spicciola fissata alla testa. Sembra che agli ideatori, ai realizzatori di questi marchingegni, non sia mai passato per la testa che il bambino, anche se handicappato, potrebbe avere ed esprimere interessi propri, proprie iniziative, che in tal caso le sue azioni sarebbero motivate e quindi stimolate, finalizzate, facendone così il soggetto attivo, il protagonista, non della propria normalizzazione, che è un'utopia, ma almeno della possibilità di esprimere se stesso e comunque di vivere,